Gli screzi erano iniziati giorni prima per dei manifesti affissi nei dintorni della scuola dei giovani di destra, strappati e coperti con scritte antifasciste dai coetanei del Plinio. Sono manifesti come questi alle mie spalle, affissi da gruppi di destra davanti alla succursale del liceo Plinio di via Palestro a Roma, ad aver generato l'episodio di cronaca denunciato ieri da Gioventù Nazionale. L'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia è intervenuta per rimuovere le scritte proprio mentre gli studenti erano in presidio per un altro problema, e qui è scoppiata la tensione accumulata. Abbiamo ricevuto noi delle provocazioni che sono arrivate anche a percosse e violenze nei confronti dei nostri ragazzi del collettivo. Una ragazza è stata schiaffeggiata, un ragazzo è stato menato alla tempia. Noi a scuola professiamo la non violenza, professiamo la politica portata avanti ad argomenti e non con la forza. In corso di accertamenti della polizia, ora entrambe le parti promettono denunce. Sono stati accerchiati da una cinquantina di appartenenti a movimenti studenteschi e non solo, anche universitari, quindi probabilmente provenienti dalla Sapienza. C'è stata una denuncia che presenterà nelle prossime ore, presenteremo come Gioventù Nazionale. È finito in manette un esponente del